Che? Gioppo! Che? Gioppo! Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 19° classico Disney, un film del 1967. Sto parlando del Libro della Giungla. Si tratta di un film molto particolare perché è l'ultima produzione a cui ha preso parte Disney prima della sua ripartita, che come già vi ho detto è avvenuta nel 1966. Per questa ragione la Repubblica di San Marino nel 1970 ha stampato una serie di francobolli tutta dedicata al mondo Disney, dove ci sono i personaggi più conosciuti e c'è anche il bel faccione di Disney con alle spalle la sua ultima produzione, ovvero il Libro della Giungla. Immagino che più o meno tutti conosciamo la storia del Libro della Giungla, quindi non sto qua ad ammorbarvi a raccontarvela tutta. In generale è la storia di Mowgli, questo cucciolo d'uomo come viene definito, che si ritrova abbandonato, in realtà non è stato abbandonato, è stata una serie di fattori che l'hanno fatto ritrovare da solo all'interno della giungla, e tutta la giungla si mobilita per riuscire comunque ad allevarlo come se fosse un figlio della giungla stessa. La storia comincia con Bagheera la pantera che ritrova il piccolo Mowgli a fianco ai rimasugli di una canoa che si è schiantata contro un argine del fiume. Non sembrano esserci i suoi genitori in giro, c'è lui da solo. Mossa a compassione, Bagheera pensa come potrebbe fare per allevarlo ed ecco che gli viene in mente che Mamma Lupa, una lupa del branco, ha avuto da poco dei cuccioli, quindi avrà anche disponibilità di latte e magari anche un posto sicuro dove tenerlo. Ecco fatto che i lupi scelgono di adottare Mowgli. Da questo punto in poi parte quello che è il film vero e proprio, cioè passano 10 stagioni delle piogge, quindi immagino siano 10 anni. Mowgli è cresciuto e si viene a sapere che Shere Khan sta per ritornare in quella parte di foresta. 99 su 100 cercherà di uccidere il povero Mowgli, perché Shere Khan ha dichiarato guerra totale all'uomo, del quale odia le armi da fuoco e il fuoco stesso. Il branco dice: è ovvio che la tigre ucciderà chiunque tenterà di difenderlo o di nasconderlo, noi dobbiamo allontanarlo. Bagheera si offre volontaria per portare il piccolo Mowgli all'interno di quello che è l'unico villaggio umano del circondario. E qui cominciano a esserci le piccole incongruenze, no? Perché non è facile descrivere come potrebbe sopravvivere un uomo all'interno di una giungla, soprattutto un uomo, un bambino che cresce in una giungla dell'India, tanti spesso pensano che sia di origine africana, no, è indiano. Perché dico che bisogna stare molto attenti a come si fa crescere un uomo all'interno della giungla? Tanto per cominciare, tante caratteristiche come quelle che abbiamo noi che viviamo in una società civile, fra virgolette, non si dovrebbero riscontrare, come per esempio la perfetta statura eretta. Dopo 10 anni Mowgli viene fatto vedere che cammina perfettamente eretto, dritto. Questo mi lascia abbastanza perplesso, soprattutto perché camminare in una giungla non è che te ne vai bello baldanzoso, dritto, devi stare costantemente accucciato, dovrebbe avere una statura quasi più da scimmia che da essere umano. Sicuramente dovrebbe essere in grado di camminare eretto, non un essere perfettamente eretto, però comunque sia un essere bipede. Ma allo stesso tempo dovrebbe essere in grado, visto che anche ha vissuto con i lupi e ha vissuto in delle tane, dovrebbe essere anche in grado di camminare su quattro zampe, cioè correre proprio su quattro zampe, quasi a carponi. Invece no, è un perfetto essere umano con tanto di senso del pudore, perché non si sa dove l'ha presa, c'ha costantemente quella pezza sui fianchi che gli copre l'inguine, non so da dove derivi, però ce l'ha. Il Libro della Giungla è un film, a mio avviso, più descrittivo che narrativo. In realtà non si vuole tanto parlare della tematica del viaggio, no? Cioè c'è Mowgli che visita vari posti e conosce diverse persone. Più che essere un qualcosa di narrativo, è un qualcosa di descrittivo. La trama è molto lineare. Mowgli che va in un posto, incontra il cattivo, sconfigge il cattivo, arriva a quel posto. Fine. Questa è la linearità del Libro della Giungla. Però è molto descrittivo, è questo che vince, no? Perché ti descrive una realtà che non è la tua, un qualcosa di esotico,
E è questo che vuole creare l'interesse, no? Così come è particolare il fatto che all'interno di una giungla ci siano tanti animali di diverso tipo, come le tigri, gli orsi, i lupi, cose che nell'immaginario comune non avvengono, invece in India è così. E qui c'è l'incontro con il serpente, il primo animale che viene incontrato durante il viaggio, il serpente Ka. Allora, particolarità di Ka intanto è che all'interno dei libri è buono, non è cattivo come viene rappresentato, non si sa il perché di questa scelta, probabilmente pensavano che Shere Khan da sola non bastasse. E difatti anche io me lo ricordavo perché io ho visto anche l'anime degli anni 90, tra l'altro molto bello, andatelo a vedere, dove Ka di fatto è buono ed è grande amico di Mowgli. Quindi c'è questa cosa qua di serpente cattivo, non lo so, anche perché in India il serpente invece è visto molto bene, è un animale che è simbolo di saggezza, di intelligenza, forza, quindi non ci sta la rappresentazione di Ka così, anche perché ipnotizza, cioè questa cosa che i serpenti ipnotizzano, ormai vabbè tutti sanno che non è così, però è una stronzata incredibile sta cosa degli occhi che sembra un Rinnegan sfigato, no? Sti occhi tutti circolari di diversi colori che ti rendono sonnambulo e in suo totale controllo. Questo non ha il minimo senso. Si rifà a delle leggende indiane, è vero, cioè in realtà un minimo di senso ce l'ha per questa ragione, ma farlo vedere a un bambino è un falso biologico incredibile, una roba del genere, cioè il serpente che ti ipnotizza. Da cosa deriva questa leggenda? Dal fatto che il serpente non ha una visuale così buona, ha tanti sensi sviluppati, non ha la vista. Di conseguenza che cosa accade? Che quando si tira su e sta per attaccare, ormai le prede hanno sviluppato un sistema di difesa che consiste nel rimanere immobili. Rimanendo immobili, il serpente non ha la sicurezza dell'attacco perché non vede ben definiti i bordi della vittima. Quindi si crea una fase di stallo alla messicana. Chi prima attacca corre il rischio di essere contrattaccato. E per questa ragione si pensa che il serpente, quando si tira su, ipnotizza la preda perché la preda non scappa. In realtà è un meccanismo di difesa della preda stessa. È un po' come in Jurassic Park, soltanto che in Jurassic Park l'hanno resa molto più una cazzata, sta qui, perché c'è il T-Rex che lo dicono essere uno degli animali con gli olfatti più potenti della Terra, fino a 8 km, sente il tuo odore, eccetera, poi si ritrova con la preda a un metro dal muso, proprio sniffa, gli butta giù il cappello e non lo mangia. Abbiamo scoperto il perché dell'estinzione dei dinosauri, si ritrovavano il mangiare a due passi e non riuscivano a vederlo. Dopo aver sconfitto il serpente, tra l'altro anche Bagheera tribolato dovrebbe saperlo benissimo, Ka, come funziona, vabbè, ci ritroviamo con un nuovo gruppo di animali, con gli elefanti, che hanno questa sorta di dittatura militare e io non ho ancora capito perché c'è questa cosa. Cioè ho capito il perché, c'è questo elefante, Hathi, che si fa nominare il colonnello ed è a capo di questa mandria di elefanti e dice di aver lavorato presso l'imperatore, il re, non mi ricordo che cosa, e quindi essere un elefante militare d'alto rango che mentre di avere un suo seguito e non si sa per quale arcano motivo gli elefanti gli danno questo seguito. Sicuramente vuole essere un'allegoria, no? Un rappresentare gli elefanti come il corpo militare della giungla, perché appunto marciano e marciano in continuazione. Per dare una spiegazione logica hanno utilizzato questo escamotage carino, anche se sinceramente far vedere con un occhio di simpatia quello che è un regime militare, non lo so, far vedere con simpatia il cameratismo non è che mi piaccia troppo, non ce l'ho con i militari in sé, Parlo al presupposto che se non ci fossero militari da parte di ambo le fazioni automaticamente non ci sarebbero più guerre, però comunque sia è nell'istinto dell'uomo il combattere, sì, bla 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 bla, non voglio farvi la morale, non ce n'è alcun bisogno. In ogni caso Dio benedica i militari che ci sono, soprattutto i carabinieri che lavorano molto sul territorio, a contatto con la gente, eccetera eccetera. Chiudo qua il discorso che non ce ne voglia di banalate.
Insomma, ci sono questi elefanti che sono dei personaggi completamente inutili a fine di trama, completamente messi lì. A me sono sembrati un mega lunga brodo, no? Non dicono grandi cose, tutte le cose che fanno potrebbero essere tranquillamente rifatte da altri personaggi. Però Mowgli li incontra, li conosce, ve l'ho detto, è un film descrittivo, quindi fa vedere gli elefanti che hanno creato questo milite che se ne va avanti e indietro senza nessuno scopo, tra parentesi. E conosce Hathi Junior, il figlio del colonnello, con cui diventa amico. Altra domanda che io mi sono posto, no? Com'è possibile che in 10 anni che vive nella giungla Mowgli sia così incapace di sopravvivere? No, perché di fatto questo è, cioè c'è bisogno di Bagheera che lo aiuta, di Baloo che lo aiuta, dei lupi che lo aiutano, lui da solo non è in grado di fare una mazza. Anche quando lo rapiscono le scimmie, non si difende. Cioè, ma vuoi mettere un essere umano che riesce a sopravvivere nella giungla, ma diventa un animale anche lui, proprio la nostra parte più animale. Cioè, quando le scimmie rapiscono Mowgli, fondamentalmente sono delle scimmie, non è che sono dei gorilla, degli scimpanzé, no, forse degli scimpanzé lo erano, ma dei, insomma, qualche scimmia grossa, un orango, qualcosa che possa in qualche modo creargli dei problemi. Erano delle scimmiette del cazzo, gli tiro un ficcone nel muso e la lasci lì. Invece no, se le fa fare tutte, istinto di sopravvivenza zero. Questo io non capisco come sia possibile questa cosa. Il punto di Baloo l'ho saltato a per pari perché lo stretto indispensabile, penso che sia una canzone che conosce anche il porco. Baloo dice: io non voglio che Mowgli se ne ritorni con gli uomini, io voglio che resti con me, voglio adottarlo, no? E Bagheera gli dice: ma Baloo, tu devi capire che lui comunque sia sentirà un giorno degli stimoli, avrà bisogno dei suoi simili, non ci si può fare niente, è la natura. E Baloo: no, e Bagheera gli dice: ma Baloo, ma porta pazienza, ma tu la sposeresti una pantera? E Baloo non sa come rispondergli, e anch'io non sapevo come rispondergli, perché una pantera che suppone un matrimonio nella giungla, veramente? Ma il matrimonio è una delle robe più artificiali che siano mai state create, il matrimonio è qualcosa di squisitamente umano, come fa una pantera ad avere nozione, e anche un orso, ad avere nozione del matrimonio? Cioè è quasi una bestemmia una cosa del genere, o no? Degli animali che si comportano da esseri umani, per quel che ne so io gli animali, almeno religiosamente parlando, sono considerati inferiori agli esseri umani, sono stati creati in funzione dell'uomo, l'uomo è l'essere vivente per eccellenza, almeno secondo quella che è la religione cristiana, quella che conosco meglio. Quindi far parlare di matrimonio ad un animale, secondo me, è equivalente a bestemmiare. Poi, ditemi voi. In ogni caso, viene posto questo problema, questo quesito. In realtà Bagheera voleva dire: Baloo, ma te te la chiavereste una pantera? Era questo il concetto. E Baloo giustamente gli dice no. Quindi capisci bene che Mowgli avrà dei bisogni. E da lì Baloo dice: va bene, portiamolo nel villaggio degli umani. E siamo arrivati nell'unico momento in cui gli elefanti danno un'informazione, che è quella dove Shere Khan sta per attaccare un cervo, tra parentesi, clamorosamente Feilin di Bambi, fanno più distica a me quelli di Bambi, non so come mai, per quale motivo. Insomma, la tigre sta per azzannare questo cervo, gli elefanti arrivano e lo fanno scappare. Che è successo? Mowgli non si trova più Mowgli, è stato rapito, e quindi Bagheera va da Hathi, dal colonnello, e gli dice: colonnello, hai mica visto Mowgli? E il colonnello gli dice no. E gli dice: colonnello, mi aiuti a cercare Mowgli? Il colonnello gli dice no. Da qui Shere Khan capisce che Mowgli è scappato e dice: oh, perfetto, è senza difese, adesso lo vado ad azzannare. Qual è la particolarità di questa scena che mi è piaciuta? Per assurdo, cioè, gli elefanti che mi sono sembrati fin da subito gli elementi più inutili, alla fine avranno un ruolo importante da un punto di vista squisitamente a livello morale, no? Perché c'è Hathi, il colonnello, che dice: io non ti aiuto a cercare Mowgli, io mi rifiuto categoricamente perché Mowgli è diverso. È questo il punto cardine del libro della giungla, l'accettazione del diverso. Mowgli di fatto è un extracomunitario. È questo, Mowgli è letteralmente sbarcato nella giungla, si è ritrovato lì da solo senza nessuno che lo aiutasse,
e tutta la giungla lo ha accettato, quasi tutta, a parte quella stronza padana di Shere Khan, sto scherzando ovviamente, però non è stato accettato soltanto dalla tigre, tutta la giungla lo ha accettato e ha accettato la sua presenza, ovviamente finché non ha creato nessun danno. Di fatto Mowgli danni non ne ha creati, era solo un bambino, quindi hanno accettato la sua presenza. E Hathi all'inizio dice: io non lo cerco, lui è diverso. A quel punto lì subentra Gwendalina, sua moglie, che gli dice: ascolta Hathi, mi ha proprio rotto i coglioni queste stronzate militari, Mowgli diverso, non diverso, di fatto è un cucciolo, non me ne frega niente da dove arriva, chi è, chi non è, è un cucciolo, ha bisogno di essere aiutato. Pensa se tuo figlio Hathi Junior, pensa se tuo figlio si perdesse da solo nella giungla, tu cosa faresti a quel punto lì? A questo punto qui la tematica del diverso viene completamente, cioè proprio la sua percezione del diverso viene completamente mandata a quel paese, ha tolto di mezzo le diseguaglianze e ha visto che cosa ci accomuna, siamo tutti esseri viventi, siamo stati tutti dei bambini, eccetera eccetera eccetera, ora mettiamo anche la musichina col violino, però l'idea è questa. E dice: vaffanculo Gwendalina, c'hai ragione, cerchiamo Mowgli. Lo fa, non lo dice in modo diretto, però comunque manda il milite alla ricerca di Mowgli. È stato un passaggio molto carino per dei personaggi che a fine di trama sono completamente inutili, anche perché Mowgli non lo troveranno, semplicemente faranno questo discorso. Dal punto di vista dei significati invece si è mantenuto forse il più alto di tutto il film. Una volta scappato da Re Luigi, tra l'altro non so se lo sapete, è un personaggio completamente filler, cioè le scimmie in realtà all'interno dei libri erano senza un re, già avere un re avrebbe indicato una loro struttura sociale, no? Qualcosa di evoluto, invece no, le scimmie vogliono essere volutamente rappresentate come degli esseri privi della minima legge, no? Molto simili agli esseri umani primitivi. E tutto quello che fanno le scimmie è semplicemente vantare di essere praticamente anche loro degli esseri umani, quelli invece sono delle grandi teste di cazzo, sono la parte più animale dell'essere umano, fra virgolette, l'essere umano vi ricordo che è un animale. E arriviamo al punto degli avvoltoi. Sono molto contento della caratterizzazione che hanno dato agli avvoltoi, perché fino a questo film si sono sempre visti come dei personaggi tremendamente negativi, privi di razio, eccetera, eccetera. Invece a sto giro gli avvoltoi sono dei personaggi tremendamente positivi e sono anche fighi, con quelle pettinature incredibili. Mi sono garbati tantissimo gli avvoltoi di questo film. Molto simile a Dumbo, prendono in giro Mowgli, poi si rendono conto che hanno finalmente un rapporto empatico con lui, si rendono conto che lui non sta bene e dicono: no dai, non fare così. E loro, che vengono rappresentati come gli emarginati della giungla, perché se ne stanno da una parte da soli in questa terra completamente brulla, priva di vita, loro, gli emarginati, si riconoscono in Mowgli. I diversi si riconoscono fra di loro e gli dicono: ascolta Mowgli, non me ne frega niente se sei un essere umano, noi ti renderemo avvoltoio onorario, no? E lo vogliono rendere parte del gruppo. Questa è una cosa che mi è piaciuta, anche questa mi è piaciuta molto. Poi c'è la colluttazione con Shere Khan, Baloo, gli avvoltoi, tutti che cercano in qualche modo di salvare Mowgli. E c'è una cosa che fino ad ora non mi sembra che si sia vista all'interno dei classici Disney, si vede ora per la prima volta: la supposta morte. Baloo è morto per salvare Mowgli. Il sacrificio, questa tematica così divina e allo stesso tempo così animale, no? Di salvare la prole. E mi è piaciuto tantissimo. Se fosse morto sul serio sarebbe stato un capolavoro. Invece è un film per bambini e non poteva essere morto. Però comunque sia, il bambino che vede questo film, secondo me un po' di magone gli piglia. Vabbè che oggi il sacrificio è una cosa un po' sfruttata sotto ogni punto di vista, in tutti i film c'è quello che sembra morto poi all'ultimo torna fuori, no? In questo film è così semplice in realtà la narrazione che uno non se lo sospetta, quindi funziona, questa supposta morte di Baloo secondo me funziona e fa prendere un coccolone al bimbo, e hanno bisogno i bambini di prendersi dei gran coccoloni e di entrare in contatto con quella che è la morte. Questo già ve l'ho detto in Bambi, andatelo a rivedere.
non li si può tenere in una campana di vetro, anche perché il concetto di morte, io sono convinto che sia intrinseco degli esseri viventi. Lo sappiamo a priori di non essere eterni, secondo me lo sappiamo. Lo sappiamo a livello animale, a livello inconscio, ma lo sappiamo. Svilupparlo a livello conscio ci aiuta, secondo me, a vivere e a sopravvivere meglio. Finalmente Mowgli giunge di fronte al villaggio, non ci vuole andare per nessuna ragione, per tutto il film non ha fatto altro che dire di non volerci andare. Salta fuori una ragazzina, incrociano gli sguardi, una cosa tira l'altra, Mowgli la segue fin dentro al villaggio e da qui la morale del film tira più un pelo di... vabbè, ve la chiudo lì. E adesso alcune curiosità. All'interno del film vengono saltati gli anni in cui Mowgli cresce nel branco e tutti gli accadimenti che avvengono all'interno del branco stesso, come il passaggio di testimone fra Akela e un altro lupo che diventerà il nuovo capobranco, come la lotta contro il branco nemico dei cani rossi, insomma un sacco di passaggi che sarebbero stati molto interessanti da vedere, però ai fini del film era meglio non mostrarli. Magari potevano mettere forse una piccola sequenza, però vabbè, all'interno del film non vengono mostrati. All'inizio il branco, col cavolo che si voleva prendere Mowgli, non è stato così immediato il passaggio, la decisione di prenderlo con sé. Bagheera offrirà al branco un bufalo, un bue, qualcosa, che un toro che ha catturato, pur di poterselo prendere. Quindi Bagheera ha fatto ancora di più di quello che si vede nel film. Baloo non è il fricchettone che viene mostrato. Baloo è un personaggio che fa proprio da tutore, da maestro per i lupi del branco, quindi l'hanno reso un attimino più ricoglionito di quello che è, forse. Shere Khan nel libro è Zoppo. Bagheera nel libro si rifiuta di portare Mowgli al villaggio degli uomini perché Bagheera, così come Shere Khan, odia di fatto gli uomini, che l'hanno tenuta in cattività per un sacco di tempo. Gli avvoltoi non sono quattro, ce n'era uno solo. Come vedremo più avanti, alcune scene del Libro della Giungla verranno riutilizzate per altri classici, come per esempio in Robin Hood, dove Little John è clamorosamente Baloo e la scena della danza con Lady Cocca è la stessa di Baloo e Re Luigi. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Il miglior personaggio, a rispetto di quello che si potrebbe pensare, questa volta è un po' particolare. L'ho voluto dare a Gwendalina, che, come vi ho già detto, è la moglie di Hathi. Perché? Perché sebbene gli elefanti, a mio avviso, ai fini di trama, fossero dei personaggi completamente inutili, Gwendalina è quella che ha sollevato la questione morale pilastro del film, la citazione del diverso. Mowgli è un bambino, è un cucciolo e deve essere trattato da cucciolo, non da essere umano, non da animale di un'altra specie. Cucciolo è e cucciolo resta, deve essere difeso solo per questa ragione. Punto. Rispetto della vita. Non degli altri, dei propri simili o meno, rispetto della vita. Signori, se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso. Da Kenneth Ciappottuto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.